È stato un weekend drammatico, quello appena trascorso sulle piste da sci dell'Europa settentrionale. Il bilancio è di 10 morti e un disperso, tutti a causa delle valanghe che si sono abbattute tra le Alpi italiane, svizzere, austriache e francesi. A Courmayeur, in Val d'Aosta, 5 persone sono state uccise da una slavina. 3 di loro sono rimaste disperse per ore, venendo ritrovate soltanto nella mattinata di lunedì. In 2 indossavano zaini airbag che hanno aperto per cercare di galleggiare sulla valanga, purtroppo senza fortuna. Resta disperso un 38enne polacco, anche se secondo i soccorritori le speranze di trovarlo vivo sono ormai quasi inesistenti. Un altro morto si è registrato a Livigno, in Alta Lombardia, mentre a Bolzano ha perso la vita un ragazzo di appena 18 anni. Altre 2 persone sono morte rispettivamente nella regione austriaca della Carinzia e in quella francese della Savoia.